E siamo alla seconda parte di Quotidiano Medicina, al focus. Oggi dicevamo nei titoli le reti oncolo e le ROR, reti oncologiche regionali, in particolare la ROC, la rete oncologica campana. Sono ormai le reti modelli previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, promossi in Italia dal 2014 per garantire razionalizzazione ed efficienza nell'assistenza ai pazienti oncologici. Dunque, dottor Volpe, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'Agenas, ha effettuato a metà dell'anno scorso, 2020, una rilevazione in tutte le regioni, da cui emergerebbe che la ROC, cioè la Rete Oncologica Campana, avrebbe incrementato del 47,3% le sue performance, portando il cruscotto degli indicatori, si vede dall'immagine che noi vediamo, dai 10 indicatori di ottobre 2020 ai 45 addirittura di marzo 2021. In particolare, dottor Volpe, che cosa sono questi indicatori delle reti regionali? Cosa rivelano? Allora, la rete oncologica campana, come diceva lei, è nata in un progetto che nasce nel 2014, però effettivamente viene messo in pratica con un decreto ad hoc a luglio del 2019. Quindi da luglio del 2019 partono questi centri, che il decreto sancisce come centri di eccellenza, che possono e devono curare d'ora in poi tutti i tipi di tumori. Sì. Questi indicatori sono parametri che la rete oncologica che ha deciso di esaminare, di valutare per auto appunto valutarsi, cioè per valutare come la performance della rete andava avanti. Sì. Quindi sono indicatori che di qualità che partono sia per quanto riguarda tutta la diagnostica che viene effettuata per i cancri, e parlo di tutti i tipi di cancri, quindi i percorsi, i famosi PDTA, cioè percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. Quindi per questi percorsi che vengono fatti, seguiti da questi centri per la diagnostica, per la diagnosi dei carcinomi. Sono indicatori che valutano la qualità del, per esempio, delle liste di attesa, dell'accesso alle strutture. Sono indicatori che valutano la qualità delle terapie effettuate, degli interventi che vengono fatti. Perché naturalmente tutte queste cose che ho appena detto vanno inquadrate nelle linee guida internazionali, appunto date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, linee guida che devono essere seguite se si vuole dare appunto un approccio multidisciplinare valido e di qualità e uniforme per quanto riguarda la diagnosi e cura dei carcinomi. Sì. Ecco, questa crescita straordinaria, dottor Volpe, della ROC, abbiamo visto più 47,3% in un solo anno, insomma ci conforta, sicuramente ci fa piacere, però nel contempo ci sorprende anche. Insomma, sentiamo a credervi se consideriamo che l'anno scorso, fino ai primi di quest'anno, la pandemia aveva bloccato praticamente tutto, anche se molti interventi importanti sono stati fatti, gli interventi più di urgenza. E leggiamo che in Italia nel 2020 ci sono stati 600.000 interventi di chirurgia in meno, e tra questi io penso, se lei è d'accordo, anche molti in chirurgia oncologica. Cosa vede dal suo osservatorio? C'è stata una penalizzazione anche lì? Allora, il discorso, questi dati che ha detto lei sono da valutare un po' meglio, quando ce li daranno ce li faranno vedere in maniera più concreta, perché sono dati che si fermano, sì, sono stati diffusi adesso, parlano del 2020, ma sono dati fermi al 2019. Quindi pensiamo che sono dati che si riferiscono alla seconda metà del 2019, quando la rete è partita a luglio, e quindi hanno valutato il primo semestre di attività della rete. Sì. C'è da dire che la chirurgia oncologica, insomma l'oncologia in generale, nessun decreto l'ha mai bloccata, anzi è sempre stato sancito che l'oncologia doveva essere fatta senza nessun tipo di limitazione. È ovvio che nella teoria era questo, nella pratica
forse le cose sono andate un po' diversamente, ma per molti fattori. Il primo può essere stato il fatto che molti centri, molti grandi ospedali, molte grandi strutture hanno dovuto fare i conti appunto con l'emergenza Covid e quindi anche se non è stato bloccato l'oncologia, non sono riusciti a dare quella assistenza in oncologia con gli stessi volumi di prima. Sì. Il secondo problema è stato che indiscutibilmente proprio il paziente non si è più affidato a fare quello che routinariamente faceva prima. Io parlo dei pazienti oncologici che facevano i controlli periodici, quelli che noi chiamiamo i follow-up, forse hanno desistito per non entrare nelle strutture, per non correre rischi. Pazienti che dovevano fare dei trattamenti che hanno, diciamo, desistito o rimandato. E poi anche un altro fattore, pazienti che non si sono proprio avvicinati alla diagnosi, cioè io parlo per esempio della senologia, che pratico io, sono pazienti che nonostante abbiano riscontrato, per esempio, delle anomalie nel seno, hanno rimandato la visita proprio per timore di questa pandemia e quindi hanno ritardato la diagnosi. Ecco, scendiamo proprio, come diceva lei, nel particolare della chirurgia del seno, che è insomma il suo campo, la sua materia, dove la rete oncologica regionale vede la Salus di Battipaglia tra le strutture accreditate. Anche qui c'è stata una frenata, dottor Volpe, l'urgenza è stata rispettata, oppure anche qui ci sono stati, non so, dei rinvii. In questa schermata iniziale, ecco qui, vedete, in questa schermata che ci fa vedere Fiore Caso dalla regia, che è del 2020, vedete, il monitoraggio si ferma al 2019. Quindi, che cosa dobbiamo capire, dottor Volpi? Che è tutto fermo nel monitoraggio dei casi di tumore, delle chirurgie? No, allora, per quanto riguarda la casa di cura Salus, con uno sforzo enorme, scusate, è riuscita a gestire questo discorso in piena pandemia, assicurando lo stesso, anzi anche di più, lo stesso trattamento dei carcinomi del seno delle donne, perché con un'organizzazione, nonostante la casa di cura Salus avesse dato disponibilità alla gestione dei pazienti Covid, però con un'organizzazione non indifferente abbiamo anche dato un'assistenza valida e continua per quanto riguarda l'oncologia del seno. E tenga conto che forse la casa di cura Salus, come forse anche altre strutture, parlo private convenzionate, hanno fatto anche di più perché si sono dovuti confrontare con un accesso che non veniva più fatto negli ospedali, nei grossi centri e che quindi veniva fatto nelle strutture come la casa di cura Salus. Sì, quindi E quindi abbiamo avuto un lavoro e abbiamo mantenuto un'assistenza e dei numeri come quelli che avevamo prima della pandemia, anche forse un po' di più. E questo è il discorso fondamentale. ecco, abbiamo letto che sempre più spesso, dopo il Covid, insomma, la prossima emergenza, qualcuno ha scritto sui giornali, prossima emergenza, la prossima epidemia, ovviamente tra virgolette, perché non è un'epidemia, sarà il tumore. Proprio per quello che lei ha detto poco fa, cioè che molti hanno ritardato la diagnosi, la prima diagnosi, molti altri hanno ritardato i controlli, no? I follow-up rutinari che si fanno di solito ogni 3 mesi, ogni 6 mesi. Quindi tutti questi ritardi, dalla prima diagnosi ai controlli, secondo lei, come dire, innescheranno una risalita dei casi di tumore in Italia? Certamente, come diceva lei, innanzitutto vanno valutati meglio, penso ci faranno capire meglio i dati che diceva lei prima sul monitoraggio della ROC, perché evidentemente è ovvio, stanno valutando adesso i dati del 2020, quindi ce li faranno sapere. Quello che diceva lei è come abbiamo visto, fermo al 2019. Però è ovvio che ci sarà per forza una risalita dei casi, degli accessi, delle cure oncologiche,
Perché è un dato di fatto, e lo vediamo tutti i giorni, proprio nella nostra quotidianità, che i pazienti hanno disertato questi controlli, hanno ritardato la Sì. diagnosi, perché, ripeto, tenga conto, soprattutto per la senologia, che noi abbiamo fatto sempre, noi, ma tutto il mondo ha sempre fatto una campagna sulla diagnosi precoce. Quindi la diagnosi precoce significa fare una visita con ecografia o con mammografia, poi dipende dal caso, ogni anno almeno. Questo porta alla diagnosi precoce, perché io, se la paziente si avvicina e fa una visita ogni anno, scoprirò se c'è qualcosa in tempo. Ma se la paziente non viene spontaneamente a fare il controllo, rimanda il controllo, ci saranno sicuramente dei casi iniziali che io non li vedrò, e li vedrò quando cominceranno a essere sintomatici, quando cioè la paziente si porterà da me a fine pandemia, oppure quando comincerà a sentire proprio il nodulo, la lesione più evidente. Sì. E questo, quindi, sono numeri, sono casi che ce li aspettiamo nel futuro, come ci aspettiamo un incremento della routine, quindi, come dicevamo prima, dei follow-up oncologici che vengono fatti ogni anno, che noi vediamo, ne abbiamo fatti molti di meno in tempo di pandemia, perché proprio i pazienti avevano non solo paura, ma di portarsi in una struttura sanitaria, nonostante tutte le accortezze, i tamponi che venivano fatti a tutti gli accessi, eccetera. Però una rinuncia proprio a quello che era la loro Sì. routine Ecco, di controllo. tra l'altro il cancro al seno, da quello che so, da quello che lei ci ha detto sempre nelle precedenti occasioni, è quello che dà più risultati positivi, cioè lunghissime sopravvivenze, addirittura guarigioni. Quindi forse quindi il cancro al seno, la chirurgia al seno, ritardata, rinviata o ritardata la diagnosi, la prima diagnosi, è quello che potrebbe magari subire, diciamo, Subire di gli più, sì, esatto. effetti peggiori, diciamo, ecco. Esatto, come le dicevo prima, siccome la chirurgia del seno ha raggiunto, cioè la diagnosi del seno, del carcinoma mammario, ha raggiunto una guarigione Sì. definitiva del quasi 90%, Sì. però, come abbiamo sempre detto, Diagnosi se la diagnosi precoce, è precoce, sì. ovviamente, saltando questo passo, cioè ritardando la diagnosi, non avendo più una diagnosi, diciamo, precoce, purtroppo è il cancro che subirà di più gli effetti negativi di una diagnosi un po' più tardiva. Certamente non è che diventerà un cancro con delle percentuali Sì, certo. di mortalità alta, però certamente è probabile che si Sì. abbassi un po' quel 90% di guarigioni che Sì, assicuravamo sì. con una diagnosi. Ecco, nonostante tutto, io so che lei l'anno scorso, è stato un anno disastroso, terribile, comunque un centinaio di interventi li ha fatti. Sì, perché le dicevo, abbiamo lavorato molto, la struttura e noi abbiamo lavorato molto per assicurare, senza liste d'attesa, nonostante il carico di lavoro, visite, controlli, follow-up, interventi di tutti i tipi, e siamo riusciti a gestire un numero di diagnosi di carcinomi abbastanza Sì, importante. e quei pazienti, le pazienti avevano più paura dell'intervento in sé o del Covid o della pandemia, diciamo, del contagio. Guardi, le dico chiaramente, tutte le pazienti avevano semplicemente terrore dell'accesso nelle strutture, Sì, terrore certo. proprio dato da questa giusta, non so fino a quando, ma questo giusto terrorismo che è stato fatto, giustissimo, Sì. però dal punto di vista della pandemia, però che ha portato inevitabilmente a delle fobie, che poi si sono riversate appunto a danno anche della salute e di processi importanti come i cancri. Sì. Sì. Adesso invece la paura si è spostata ancora, si è spostata ai vaccini, cioè il vaccino, la paura del Adesso sì, vaccino è più adesso sì. grande, più Adesso. forte di quella del virus stesso. E questa è una cosa strana, non so Forse è se appunto comprensibile anche. sì, comprensibile, però non so quanto
è da imputare a uno o all'altro, però certamente è una paura ingiustificata.